Buongiorno e ben ritrovati. Vi propongo oggi una pasta al forno con carciofi e salsiccia. Molto semplice da preparare e sono sicura che potrebbe tornarvi utile anche in occasione delle prossime festività pasquali. Inizio pulendo due bei carciofi romaneschi o mammole e inizio a pulirli. Quindi tolgo le foglie esterne più dure, la parte legnosa del gambo, sbuccio il gambo, taglio strofino con un po' di limone, taglio poi il carciofo a metà, elimino la peluria interna e taglio il carciofo a fettine sottili. E metto tutto in acqua e limone. E mi sposto ai fornelli. In una padella verso un cucchiaio d'olio, aggiungo uno spicchio di cipolla e 150 g di salsiccia a pezzetti e lascio soffriggere. Aggiungo adesso i carciofi scolati dalla loro acqua. Condisco con un pizzico di sale, uno di pepe, aggiungo un mestolo d'acqua e lascio cuocere fin quando non saranno morbidi. Sono passati circa 20 minuti, i carciofi sono morbidi, tolgo la cipolla, posso spegnere e togliere. Ho messo sul fuoco l'acqua per la pasta, ora che bolle aggiungo il sale e 300 g di pasta corta, scegliete voi il formato. La farò cuocere il tempo indicato e la scolerò al dente. Ed ecco la pasta che abbiamo cotto e scolato. Aggiungo i carciofi, circa 2/3, gli altri li lascerò poi per condire lo strato finale. Stessa cosa faccio con la mozzarella, circa la metà. Questi sono 250 g di mozzarella a cubetti. La besciamella, mezzo litro di besciamella, vi lascio il link nell'info box per prepararla. Quasi tutto, tranne un po'. E la metà del parmigiano, sono 30 g in totale. Mescolo tutto. Metto la pasta in una pirofila da forno. Distribuisco la restante mozzarella. Il parmigiano. L'altra parte dei carciofi. E distribuisco l'altra besciamella, quella che è avanzata. Ora in forno a 200 gradi. Ed eccola pronta. Filante, cremosa. Per oggi è tutto, io vi saluto e noi ci vediamo domani.